Ciao a tutti amici di Calendar Channel, benvenuti al terzo episodio dedicato alla nostra serie di Crusader Kings 3 con la dinastia degli Altavilla, in particolare con Ruggero di Messina. Il mondo nell'anno del Signore 1071 è quello che vedete di fronte a voi. Il Sacro Romano Impero che si espande fino ad includere ora quasi tutta la Boemia e purtroppo anche Lanciano, città che ci è stata strappata dalla contessa Matilde di Toscana in guerra contro nostro fratello Roberto il Guiscardo, mentre noi avviciniamoci, conquistavamo gran parte della Sicilia strappandola ai Mori con la benedizione di Papa Alessandro II, che dopo il pellegrinaggio di Ruggero a Roma, in Vaticano, lo ha benedetto con tantissimi punti di pietà che sono stati necessari per la creazione dei casus belli. E ora rimane un punto aperto, che è quello di Malta, quindi adesso togliamo la pausa, aspettiamo qualche mese in modo che l'esercito si vada a reintegrare e poi c'è una buona probabilità che il nostro Ruggero si imbarchi per una nuova avventura, perché Malta ci aspetta. Se andiamo a dare un'occhiata agli altri casus belli, vediamo che anche il Grande Emirato di Tamimid, la Tripolitania, la Cirenaica e Karawan possono essere utilizzati come, scusate, eccoli qua, come obiettivi di guerra santa, però al momento dobbiamo prestare attenzione perché non è che abbiamo tutte queste truppe per poi mantenere un presidio in Africa. Sarebbe buona cosa muoversi con accortezza. Lo faremo. Tolta la pausa, una cosa importante è anche guardare l'oro, che quando ne avremo 250 ci servirà. Interessante vedere come l'impero bizantino in guerra contro la Rutenia. In guerra contro la Rutenia, ragazzi. Stia perdendo territorio, sta perdendo battaglie. Questo è interessante. Ok, comunque, non ci sono guerre in corso per ora, quindi la cosa mi rende abbastanza contento. L'esercito è quasi completamente reintegrato, abbiamo 1844 uomini. 1907, ormai manca veramente poco. E se andiamo a parlare al nostro consiglio, vediamo che il nostro consiglio ci ama, ma soprattutto il nostro consiglio è davvero gestito da uomini capaci, forse a parte il vescovo Aimo e lo Stuart Tancredi, nostro fratello, gli altri hanno davvero degli ottimi valori. Il falso conte Roggero. Sembrerebbe che 900 uomini in armi mori abbiano dichiarato guerra a noi, ribellandosi quindi alla nostra guida, e adesso tentino di prendere d'assedio la fortezza di Girgenti, e anche quelli che adesso sono a Siracusa, secondo me, tenteranno di unirsi ai rivoltosi di Girgenti. È curioso questo fatto. Adesso ci si spostano e non rimangono mai fermi. A questo punto tenteremo di prenderli di sorpresa in questo modo, nella speranza che colpendoli separatamente. Questi sono paesani in armi di bassissima qualità, il nostro esercito è di altissima qualità, quindi dovremmo distruggerli in pochissimo tempo. Si ribellano perché chiaramente c'è ancora una classe di fede sunnita tra Siracusa e Girgenti che non vuole la dominazione normanna. Attenzione, attenzione, questo evento mi piace molto. La crescita della cultura siciliana. Un mix eclettico di popoli nel sud Italia e in Sicilia è cresciuto e si è mescolato fino ad unirsi in un'unica cultura, che comunque è sotto l'influenza di tantissime altre culture. Adesso è chiaro che il popolo nella contea di Siracusa non si vede più come Baranis, ma come siciliano. Il popolo siciliano, ragazzi, fa parte del gruppo latino, ma questo è bellissimo. An interesting development. Siracusa, ragazzi, diventa siciliana. Bene, 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 bene. Quindi popoli che iniziano a sentirsi più italiani che Baranis. Anche se noi siamo normanni, eh. E come classe dirigente, Messina è una classe dirigente normanna e un popolo siciliano. Quindi è un mix interessante. Comunque, a parte tutto. Qui c'è anche la possibilità eventualmente di convertire il claim e le culture, ma questa cosa la faremo.
la faremo più avanti. Ok, chiudiamo la battaglia a Siracusa, vinciamo questa piccola guerra, guadagniamo probabilmente niente, una pacificazione per un po' di tempo, un tizio in carcere, e abbiamo guadagnato 150 di prestigio perché Impeccable Household, Poor Stewardship Skill, e quindi c'è il fatto che abbia poco stewardship ci dà più prestigio, questo è bello. Ah, bene. Intanto, ragazzi, abbiamo migliorato le relazioni del nostro cortigiano Ravai. Bene, bene, bene. La conversione è ancora lontana, ma presto ci arriviamo, secondo me. Allora, chiudiamo intanto gli eserciti. Aspettiamo che ritornino un attimino in alto e andiamo a vedere il nostro maresciallo può fare increase control ad Agrigento, dove è a 46. Ok, va bene. Adesso mettiamo il nostro mouse su Malta e dichiariamo una guerra santa per prendere il Ducato di Sicilia. Assolutamente no, la Contea di Malta, il Vilayà di Malta. Confermiamo, dichiariamo guerra e chiediamo a Ruggero di chiamare ancora una volta i suoi uomini in armi e imbarcarsi dal porto di Messina. Ragazzi, c'è da partire alla volta di Malta. Nuova guerra del nostro conte, nuova guerra, e però l'armata di Messina non la guida Anaba, la guidiamo noi, la guida Ruggero, ragazzi. So che c'è sempre il rischio di morire in battaglia, ma questo è il rischio di un grande sovrano normanno. È l'anno 1072, 30 di settembre. E Malta è protetta da 424 uomini di grande qualità. Lo sbarco ovviamente è difficile, abbiamo uno svantaggio, ma noi non molliamo e continuiamo ad attaccare Malta da tutti i lati. La superiorità numerica è dalla nostra parte, Dio è dalla nostra parte, dicono i soldati normanni, e Malta adesso è sotto assedio. Intanto Riccardo di Altavilla ha guadagnato più opinione rispetto nei nostri confronti. Ok, bene. E questa potrebbe diventare un nuovo holding. Per adesso Messina, Cosenza, Reggio di Calabria, Siracusa e Girgenti fanno parte dei nostri domini personali. Questo dominio di Malta potrebbe andare direttamente a nostro figlio. Al nostro figlio che non abbiamo mai più legittimato, ma potrebbe essere il momento ad un certo punto. La nostra famiglia. Allora, 100 addirittura. È veramente scarso. Nostra moglie perderà abbastanza opinione di noi, noi perderemo prestigio, però avremo un figlio in più di Altavilla. Giordano, l'alternativa potrebbe essere quella di dare la contea ad Aradulf quando è grande. Radulf, tra l'altro, è appena diventato curioso. Bravo. Andiamo a vedere, dai, intanto facciamo un enforce demand. Perfetto, ragazzi, anche Malta adesso fa parte della nostra. Del nostro ducato e abbiamo un limite di dominio. Va bene, dai, abbiamo il prestigio, sfruttiamolo. Chiediamo a Giordano di diventare nostro figlio. Legittimiamolo. Vediamo di legittimare il nostro figlio. E Giordano accetta. Benvenuto in famiglia. Qui Roberto. Il Guiscardo lo accetta, lo abbraccia come suo nuovo liege e adesso sei nostro figlio a tutti gli effetti, con tanto di moglie di Infanta Sancia che hai claim sull'Aragona. Il tuo futuro è grande. Andiamo qui nella città di Malta e garantiamo, andiamo a garantirla proprio a lui, nostro figlio.
Speranza che sia possibile. Scusate, non riesco mai a capire come si fa, ma da qui forse dovrei essere in grado. No, gli posso dare soltanto Siracusa. Che è una gran bella città. Ok, e diventerà... Ah, diventerà... No, 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 ragazzi. Diventa un vassallo di nostro fratello se, gli... se lo assegno qui. Ho fatto un erroruccio. In realtà io direi che Jafar dovrebbe diventare il sovrano di Malta. O Annaba. Andiamo da Jafar, vediamo se funziona. Diamo Malta a Jafar, il nostro spy master convertito, che diventa un vassallo del duca di Puglia. Vediamo se a questo punto poi la perdiamo, allora, Malta. Spero di non fare un errore. È un esperimento, in realtà, quello che vado a fare. In realtà posso fare una cosa, signori. Posso fare un salvataggio e nel caso in cui vediamo che Malta diventa indipendente, ricarico. Penso che sia la cosa migliore da fare. Quindi salvataggio adesso l'ho fatto. Andiamo a Malta. Andiamo a prendere la fortezza. La assegniamo a questo punto a Jafar, che è qui, guardate. Spy Master, cavaliere. Gliela garantiamo. E adesso Malta, vedete, diventa dipendente. Era quello che c'era scritto. Quindi praticamente noi non possediamo più Malta, che diventa della casa dei Giafaridi. E la cosa non mi piace perché non voglio che Malta non sia nostra. Quindi adesso aspettiamo e facciamo una cosa. Ho ricaricato. L'esperimento è andato esattamente come pensavo. Aspettiamo di diventare duchi, ci manca davvero poco oro. E una volta che avremo il ducato di Sicilia, a quel punto potremo nominare dei vassalli diretti. E a quel punto noi saremo di pari livello con Roberto, nostro fratello e nostro sovrano. Però prima di diventare duchi di Sicilia ci servono... Intanto ci servono... Almeno 3 contee de jure e noi ne abbiamo 4 e poi 250 soldini. Opportunità di migliorare le relazioni con il nostro Ravai. No, lo facciamo tranquillamente così senza esporci troppo e secondo me adesso il nostro medicus dove si trova? A 43, quindi possiamo smettere di fare questo schema. Assolutamente. Assolutamente, magari possiamo cercare di migliorare le relazioni col Papa. Sway. Va, 20% è una roba ma proprio brutta. Con il nostro fratello andiamo bene. Oh, una cosa, andiamo a sbloccare il tratto marziale Gallant, ragazzi. Finalmente, finalmente, il nostro grandissimo capo è diventato Gallant. Marziale più 2, combattimento più 4, più prestigio 20%, attrattiva più 20. Vabbè ragazzi, è qualcosa di fenomenale vedere Ruggero con questa... in questo modo. Volevo andare nella corte per vedere non tanto i guest, ma quanto i cortigiani. Io in realtà volevo vedere i vassalli. Dove sono i vassalli che lo dimentico sempre? Eccoli qui. Più 61, più 9, più... meno 7. Allora... Gerard di Caltanissetta, andiamo a migliorare le relazioni con quest'uomo, per favore. Perché non ha senso che abbiamo delle relazioni così sbagliate con i nostri vassalli. È vero, Agrigento l'abbiamo conquistata, noi siamo nuovi padroni per lui e quindi miglioriamo le relazioni anche con lui. In tutto questo, Malta, ragazzi, è rimasta nostra. Facciamo passare ancora pochi mesi e poi vi spiegherò il motivo. Velocizzo a 4 per arrivare a 250 ducati, mancano davvero 2 mesi e poi vi spiegherò che cosa ho intenzione di combinare.
Ho dimenticato di mettere il timer, non so da quanto registro, perché ho iniziato a giocare con l'episodio 1 e adesso sto andando avanti, sono già al terzo episodio e mi piace troppo. Abbassiamo la velocità, andiamo a Messina, selezioniamo Messina, selezioniamo il De Jure che è il Ducato di Sicilia e... Title has the same or higher tier than the primary title of your liege, quindi non possiamo farlo. Ai 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 ragazzi. Questo significa che noi non possiamo crearlo finché siamo sotto il nostro duca. E ovviamente non voglio dichiarargli guerra. Potrei prendere un claim su di lui. Chi è l'erede? È Boemond d'Altavilla, ok, che non ha figli, Boemond. Sapete che non posso farci nulla, rimango sotto nostro fratello per il momento. È importante che la Puglia rimanga così com'è. D'accordo. D'accordo. Allora dovremmo pensare a qualcosa di diverso. Perché comunque, allora, se noi vediamo il De Jure, il Regno di Sicilia è questo, e noi non possiamo diventare Re di Sicilia, a parte che ci servono. Noi abbiamo 6 contee, ce ne servono 9 e 2 ducati. Non possiamo creare il regno di Sicilia. Ma la cosa che mi interesserebbe sarebbe quella di diventare l'erede a questo punto del nostro duca. Andiamo a vedere l'albero di famiglia. Andiamo a vedere la successione del ducato di Puglia. Allora, la successione è la seguente. Morto Robert, arriverà Boemond, nostro nipote, suo figlio. Dopodiché toccherà a Roger di Altavilla, Guy di Altavilla e Vojislav Zaganecic, che è un altro nipote. Per usurpare questo titolo, non possiamo ancora farlo. Quindi l'unica cosa che possiamo fare qui probabilmente è una guerra di liberazione. Ma la lasciamo così, com'è per il momento. La lasciamo così com'è e a questo punto ci dedichiamo al miglioramento delle nostre città. Lo facciamo con forestry più tasse meno building construction time. Allora, nostra moglie ci presenta il principe Gisulf II, che viene al nostro cospetto dicendoci che il principato di Salerno potrebbe, diciamo così, finire sotto le sue grinfie se avesse uno sponsor. Praticamente ci viene presentato un uomo con un claim su Salerno e gli diciamo: I might just be able to help you with that. Andiamo a vedere una cosa. Portiamola noi. The Tide of Battle. Abbiamo una visione di un combattimento. Vediamo quali scelte possiamo fare per il discorso del nostro lifestyle. I will be always pressing the attack, aumentiamo un po' di stress ma diventiamo reckless, cioè scavezzacollo, senza paura. Oppure river, saccheggiatore. Hostile country attrition meno 75, andiamo su questo. Prendiamo il tratto saccheggiatore per avere meno attrition sul nemico. Tornando un attimino a noi, abbiamo il new building qui, volevo vedere che cosa potevo costruire. Il tradeport assolutamente. Miglioriamo Messina e a questo punto magari anche a Reggio Calabria se si può. I porti commerciali. Aspettiamo magari un mese e facciamo due porti commerciali che aumenteranno le tasse e lo sviluppo di queste regioni. È poco, ma nel lungo periodo questo ci sarà di aiuto. E adesso andiamo a vedere tra la nostra corte quest'uomo che diceva di avere Gregarius, di avere questi claim. E effettivamente i claim ce li ha, è Gregarius Pandolfi. Allora, se io gli chiedessi di sposare, quanti anni ha questo 31? Se sposaste, no, sposasse nostra figlia Matilda quando lei diventerà maggiorenne, con il matrilineare, Matilda guadagnerà
300 punti di prestigio, Gregarious niente, però poi il figlio sarà ovviamente parte della nostra famiglia. E se noi mettiamo Gregarious sul trono sul Principato di Salerno, a questo punto poi avremo un'altra villa sul Principato di Salerno in futuro. Ma andiamo alla proposta. Ok, praticamente c'è il betrothal, c'è il fidanzamento, e Salerno è qua. Quindi Gisulf di Salerno adesso potrà dichiarare guerra dicendo: costa 750 prestigio, una cosa di questo tipo, purtroppo, non lo sapevo. Altrimenti veniamo considerati disgraziati. Ne abbiamo soltanto la metà. Però, qualora riuscissimo ad arrivarci, qualora prendessimo Salerno, sarebbe davvero una buona cosa. Un piccolo inizio dell'arrampicata verso nord. Ok. Va bene, direi che a questo punto. Direi che a questo punto possiamo chiudere qui questo episodio. E ci vediamo, ci diamo appuntamento al prossimo. Prima di salutarci, diamo un'occhiata al mondo come sempre, che pian piano cambia, ma senza. Il mondo che tratta è molto più grande, ecco, così è meglio. Pian piano cambia, ma noi ce ne accorgiamo davvero per pochi dettagli. Ma quello che vi volevo dire è che questa partita avrà bisogno di pazienza. La Puglia è libera, ma è circondata da potenze. Ruggero è ancora molto giovane, suo fratello è più anziano, suo fratello morirà e lui si troverà a gestire una successione probabilmente della Puglia con i figli di suo fratello. E l'idea che magari un giorno noi potremo usurpare o comunque prendere il potere in tutta la Puglia e fondare il regno di Sicilia mi mette davvero molta, molta, molta voglia di continuare questa partita. Perché se fondiamo poi il regno di Sicilia, davvero possiamo poi fare un po' tutto quello che vogliamo. Carrucciata non finire, conquista del Nord Africa, unificazione dell'Italia sconfiggendo il Sacro Romano Impero. Questo è forse un po' di fantascienza, però per adesso mi sto divertendo molto, spero anche voi. Vi chiedo come sempre nei commenti magari di suggerirmi quello che vorreste vedere. Per ora vi chiedo soltanto qual è stato fino ad oggi il vostro personaggio preferito di questa storia. Ma nell'anno del Signore 1074, il giorno 11 del mese di giugno, il nostro Ruggero di Altavilla vi ringrazia per essere rimasto con lui, per essere rimasti con lui nella sua Messina. E io, Andrew, vi chiedo di lasciare un pollice in su perché io, Andrew, ho il tratto greedy. È vero, sto scherzando. Grazie di cuore per essere sempre qui e spero di avervi tenuto compagnia e spero che vi siate divertiti. Ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto.